Matisse è uno dei grandi protagonisti del Novecento e è in fondo la figura di controparte di Picasso. 12 anni più anziano di Picasso, però rappresentano i due poli dell'arte e del rinnovamento del linguaggio del Novecento. Matisse continua a lavorare all'interno di uno spazio pittorico, è la pittura per eccellenza. Il piano pittorico mosso dalla linea, dal disegno, dal colore, mentre Picasso invece costruisce un nuovo tipo di prospettiva che spinge l'oggetto al di fuori dal quadro. Quindi abbiamo questa contrapposizione, questi due linguaggi che si penetrano e compenetrano in quegli stessi anni. Ma la cosa appunto straordinaria di Matisse è come un artista che indubbiamente tenta e rivoluziona poi il linguaggio della pittura verso i dati di una semplificazione del supporto e del piano pittorico, come esalti indubbiamente il senso del colore, esalti il senso della linea e attraverso anche uno sguardo che ricerca in culture di altro tipo, in culture extraeuropee, ricerca quei motivi che strutturano lo spazio e strutturano il piano pittorico. Matisse ricerca dunque all'interno di direi di un piano, di una gabbia, di una struttura abbastanza semplice, ma è una struttura comunque costruita su quasi di una geometrizzazione dello spazio, ricerca quella libertà interna che è data proprio all'artista, al pittore, attraverso la luce, una luce ampia, una luce aperta ed è quella luce che costruisce l'unico piano pittorico all'interno del quale gli oggetti si dispongono e definiscono uno spazio diverso, lo spazio, diciamo, dell'emozione, lo spazio della sensibilità e della sensazione. Già a partire dall'impressionismo, decade quell'idea di una prospettiva costruita sull'illusione dei piani prospettici che si spingono in profondità. E con Gauguin, che è uno dei grandi maestri della fine dell'Ottocento, diciamo, l'idea di prospettiva invece è basata sulla costruzione di piani pittorici attraverso il colore. Matisse riprende quel tema, ma lo semplifica ancora di più, cioè spinge alla massima purezza e alla massima semplicità quello spirito di Gauguin e la sua pittura si definisce all'interno di un unico piano pittorico, dove è l'immaginazione e la fantasia a ricreare una possibile prospettiva più mentale che non reale.